secondo me con 200. È un palo con tabella pure storto, conficcato letteralmente nella sponda del terrapieno a ridosso della Flaminia a Cucurano, senza una benché minima protezione per gli utenti, senza salvagente e senza una pensilina per accogliere i disperati del bus, studenti e residenti della frazione di Fano che per necessità sono costretti a mettere a repentaglio la propria incolumità o in caso di pioggia ad aspettare il mezzo con i piedi a mollo a 3 cm dalla strada statale e con le macchine che sfrecciano a ben oltre i 50 km all'ora. È una tipologia di fermata dell'AMI che non stupisce più di tanto nella sua sciagurata tipologia. Ce n'è una simile in via 4 Novembre, ce ne sono diverse nella strada interna che dal cimitero di Rosciano porta a Bellocchi, ce n'è una ormai famosa in via della Giustizia, poco dopo il cimitero urbano. Lì praticamente siamo in mezzo ad un campo. Ma questo non vuol dire che sia una situazione accettabile e tollerabile per chi utilizza il trasporto pubblico. Ma se da una parte questo viene incentivato dalle amministrazioni pubbliche per decongestionare i centri urbani, dall'altra non si creano le condizioni ideali per farlo, anzi, creando un cattivo servizio si ottiene esattamente l'effetto contrario, come ci viene evidenziato da un residente del posto che per evitare alla figlia di rischiare la vita per prendere un bus, l'accompagna in macchina alla fermata successiva. Allora, il discorso è questo: qua abbiamo una fermata totalmente non in sicurezza, perché qua se andiamo a vedere non c'è un posto, uno spazio per poter mettere i figli in sicurezza, ma non è che sono solo i figli, qua stiamo parlando di tutti i cittadini. Abbiamo una fermata che è messa da quella parte e paradossalmente se andiamo a ritroso, andiamo 20 metri più indietro, abbiamo una rientranza dove potremmo mettere le persone in sicurezza. Ricreare delle strisce pedonali, perché chi scende da quella parte e deve passare da quest'altra parte veramente è molto difficile, perché qua sfrecciano molto velocemente. E poi un'altra cosa, l'illuminazione è totalmente coperta dalla vegetazione, quindi a mio avviso e mediante la segnalazione del Circolo Nuova Fano di cui faccio parte, noi riteniamo che con pochi euro, veramente con pochi euro, riusciamo a ottenere una fermata in sicurezza. Ormai qua è diventato un quartiere popoloso, c'è il quartiere San Biagio, dove tutti abbiamo dei bambini piccoli che mandano i figli a scuola. Qua c'è anche un'associazione che ci sono delle persone extracomunitarie che prendono l'autobus, vengono e ritorno, quindi secondo me è una cosa ormai oltre al degrado che c'è la messa in sicurezza. Io secondo me questo qua bisogna intervenire subito. Mi rivolgo a tutte le preposte, mettete questa fermata in sicurezza come anche tante altre fermate, andate a visionare perché ce ne sono tante messe così, quindi vi chiedo, vi esorto veramente a dare qualcosina anche alla periferia.